Fazzini, la palla rimane lì, Fazzini la fa ribaltare, poi Osvaldo, ancora Osvaldo, ha tenuto un po' che la maglia, sulla destra per Pavlaigo, cross, Pavlaigo, queste erano le grida di giubilo del nostro commentatore fiorentino David Guetta al termine della rocambolesca partita che, beh, godiamo ragazzi, veramente questa è stata una cosa troppo troppo bella, vincere a Torino con la Juventus al 93esimo con un gol di Osvaldo di testa molto bello su quel bellissimo cross di Papavaigo che poco prima era riuscito a darci la gioia del pareggio, che era già un risultato che sembrava il massimo che si potesse ottenere, dato che sì, come tante altre volte eravamo andati in vantaggio, giocavamo bene, però la Juventus due occasioni e due gol aveva ribaltato il risultato, sembrava che anche questa volta dovesse andare come tante tante altre volte è andata, invece lassù qualcuno ci ha amato stavolta e diciamo così, in effetti un po' di fortuna, abbiamo visto il rimpallo che ci ha favorito per il pareggio di Papavaigo e l'indecisione gravissima dei difensori juventini su quella palla che rimbalza due volte in area di rigore che ha permesso poi lo scambio fra Osvaldo Pazzini, il passaggio per Papavaigo e il cross decisivo sul quale Osvaldo si è avventato di testa e ha segnato la rete e ci ha mandato in delirio, francamente. È stata una cosa bella, bellissima, veramente una gioia che aspettavamo da 20 anni, che è arrivata e speriamo veramente che questo non sia il classico fuoco di paglia. Speriamo che questa sia veramente la partita della svolta, che possa dare una svolta a questa Fiorentina, che riesca veramente a farla diventare grande, grande con questi giovani, con questi giocatori che sul quale francamente dico la verità ero molto così, molto, non ci credevo tanto, però in effetti i risultati stanno dando ragione ancora una volta al nostro Corvino, che sicuramente sarà il più contento di tutti. Comunque non vogliamo fare polemiche, è stata una giornata veramente bella per i nostri colori e speriamo che appunto sia di buon viatico e che adesso che praticamente la piazza sta ribollendo di entusiasmo questa squadra cresca, e già da giovedì ci aspetta un durissimo confronto per la Coppa UEFA al quale io tenevo particolarmente, e più del quarto o quinto posto, che insomma mi sembrava veramente un obiettivo che era alla portata, il quarto posto da raggiungere lottando con il Milan fino alla fine. Adesso con questa vittoria a Torino l'entusiasmo può dare una leva ancora maggiore a questa squadra per farla così decollare, e perché no, non poniamoci a questo punto limiti, speriamo veramente che non sia il classico fuoco di paglia e che già da giovedì si possa vedere il popolo viola gioire come ha gioito ieri. Un saluto a tutti dal vostro Mauro.